Il 16 e il 17 febbraio la città si animerà di nuovo con l'Aquila Fantasy Festival, aspettando sulle tracce del drago edizione 2019. Si tratterà di una sorta di edizione invernale che vedrà al centro commerciale L'Aquilone animazione, cosplay, comics, rievocazioni, musica e gli immancabili giochi di ruolo che hanno tantissimi appassionati anche in città. Ad organizzare l'evento è ancora una volta Salvatore Sant'Angelo, un mondo fantastico che si snoderà in due giornate, un mondo dove il gioco diventerà un elemento di cultura. Sulle tracce del drago è una manifestazione per appassionati e appassionabili, per curiosi e studiosi, bambini e adulti. L'Aquila Rinasce è ideatrice e organizzatrice dell'evento, fa anche da catalizzatrice però a un intero circuito di associazioni e soggetti attivi nel campo del sociale, delle politiche giovanili e della promozione culturale che partecipano. Ci saranno bellissimi cosplay, gli amanti dello steampunk, persone che dietro ai costumi e alle maschere esprimono liberamente se stesse. La manifestazione del resto si propone un doppio obiettivo. Nell'ambito sociale e delle politiche giovanili vuole definire un modello positivo di aggregazione, promozione culturale e dialogo. Inoltre, prendendo a modello l'evento di Lucca Comics, punta a stimolare l'attenzione in ambito regionale e nazionale di un pubblico colto, attento alle nuove tendenze e interessato anche a prodotti turistici e intrattenimento all'avanguardia. Anche quest'anno ci saranno una ventina di espositori nell'Aquila Fantasy Festival, che prepara appunto all'edizione molto attesa di Sulle tracce del drago, che ci sarà l'estate.